Telemetry lost. Telemetry recovered. Telemetry lost. Telemetry recovered. Telemetry lost. Telemetry recovered. Ciao a tutti, io sono Mirko e oggi vediamo come fare la modifica software per far funzionare senza problemi il Crossfire sulla Taranis. Questo tutorial è valido per il Crossfire Mini, Lite e Full e si applica sulle radio X7, X7S, X10, X10S e X12S. Quando utilizziamo il Crossfire con questi modelli FR Sky abbiamo in continuazione l'allarme di telemetry lost recovered che risulta essere piuttosto fastidioso. Per risolvere questo problema abbiamo due tipi di modifiche, quella software e quella hardware. La modifica software è veramente semplice e veloce ed è indicata per tutti quelli che non vogliono fare la modifica hardware. Per la modifica hardware infatti dobbiamo smontare la Taranis e saldare un piccolo chip al suo interno. Questa modifica richiede molta pazienza e buona abilità con il saldatore. Un errore può compromettere il funzionamento della radio. La modifica software invece è completamente sicura e non rischiamo in nessun modo di danneggiare la Taranis. Con la modifica software diminuiamo la velocità di comunicazione tra modulo e radio, infatti come sappiamo il protocollo Crossfire ha una latenza molto bassa. Con la modifica software perdiamo questa velocità extra, riportando i livelli di latenza a dei valori paragonabili a quelli che avremo utilizzando SBUS. Se da una parte è vero quindi che non sfruttiamo al massimo il nostro modulo, dall'altra possiamo dire che la perdita di velocità non compromette eccessivamente il suo utilizzo. Tutte le altre caratteristiche del Crossfire, come la portata e i livelli di potenza, rimangono invariate. Per poter fare la modifica software è necessario che OpenTX sia aggiornata alla versione 2.2.1 o superiore. In descrizione vi lascio il mio tutorial su come aggiornare la Taranis. Quindi teniamo premuto a lungo il tasto menu e andiamo nella pagina hardware. Scorriamo verso il basso fino a trovare Max Baud. Come vedete è impostato a 400.000. Clicchiamo Enter per impostarlo a 115.200. Perfetto, ora possiamo usare il modulo Crossfire senza nessun problema. Questo era il mio tutorial su come fare la modifica software per i moduli TBS sulla Taranis. Grazie per aver visto il video, non dimenticate di iscrivervi al canale e di mettere mi piace. Se volete potete supportarmi anche su Patreon cliccando il link a fine video.